E quindi, vabbè. La difficoltà, io e lei siamo delle compagnie storiche in Puglia, quindi la difficoltà non è solo quella di spazi, grazie anche ad Andrea che è una persona incredibile, molto intelligente, ma la difficoltà è quella di reperire i fondi, tu sai bene di cosa parlo, perché la danza comunque ha delle difficoltà di recepimento delle sovvenzioni, perché sono molto difficili nell'accesso, però non voglio tediare politica, però devo dire che voi nonostante tutto riuscite poi a dare vita a dei prodotti straordinari artisticamente di grande eccellenza. Tu lavori più sull'orizzontale con le tue coreografie, Elisa invece va un po' più in verticale, perché Elisa fa delle evoluzioni straordinarie nell'aria, però ti lega forse la capacità e la voglia di raccontare attraverso il movimento anche quelle che sono poi altre creazioni di altre discipline artistiche. Penso a te e penso alla letteratura, penso ad esempio a un ultimo lavoro che hai fatto su Shakespeare. Sì, ho portato in scena La tempesta di Shakespeare con le musiche originali di Grazia Bonasia, che è una compositrice barese, bravissima, e affrontare Shakespeare non è stato facile, tu lo sai bene, lo stai portando in scena adesso. Noi cerchiamo di, io e Elisa, di riuscire a cogliere, a raccogliere, a portare le emozioni al pubblico, a renderle partecipi, perché a volte la danza contemporanea, la danza classica è un po' più facile, ma la danza contemporanea sì, non spiega bene. Adesso ti rubo il lavoro, vedrete una mia danzatrice, che tra l'altro è già stata in giro per l'Italia, è molto brava, si chiama Vera Sticchi, che è una danzatrice peraltro diplomata al DAF di Roma, che è un altro centro di produzione di livello nazionale. Non andate via perché ve li porto io, a tutti e due. Grazie a Mimmo e Elisa. Allora Vera, non so se c'è bisogno Antonio di creare un'atmosfera luci. Ecco, vedi, Antonio basta che fa così, muove la basilica, altro che capoposto. Quindi fa così, faccia pure lei così, prima vediamo che succede. No, che non succede. Va bene, allora, devo portarmi alla sigla.